un disastro. Queste immagini girate dai cittadini di Scordia, in provincia di Catania, parlano da sole. Strade completamente allagate, tombini saltati, auto sommerse da torrenti di fango. Due anziani che percorrevano la strada provinciale 28 incontrato Iastro, a qualche chilometro da Scordia, sono dispersi. Altri due che percorrevano con la propria auto la strada provinciale 16 tra Scordia e Lentini sono stati ritrovati in discrete condizioni di salute nella tarda serata di ieri. Prima il marito e subito dopo la moglie. Entrambi sono stati trasportati in ospedale da un'ambulanza per controlli. Perfino degli alberi di agrumi che riempiono le campagne del Calatino rimangono fuori soltanto le chiome. È l'alluvione che ieri si è abbattuta su tutta la Sicilia orientale che anche oggi continua a flagellare il territorio. Il sindaco scordiense Francesco Barchitta ha chiesto l'intervento della protezione civile regionale, le cui squadre sono arrivate sul posto per tentare di aiutare la popolazione. Secondo quanto si apprende, diversi nuclei familiari sono rimasti senza energia elettrica, alcuni isolati nelle case di campagna dalle quali era impossibile uscire. L'allerta è diventata da arancione a rossa nella giornata di ieri e si mantiene rossa ancora per oggi. È presto per la conta dei danni, ma si sa già che saranno enormi, come avvenne nel 2018, anno di un'alluvione ancora vivida nella memoria dei cittadini di Scordia.